L'antagonista del film è un bambino di 10 anni, Michael Myers, dell'Illinois. Ha una vita difficile sia a casa che a scuola, a causa della sua natura timida e strana. A peggiorare le cose, sua madre Deborah è una delle spogliarelliste più ambite della città. Una cosa strana di questo ragazzo è che uccide e seziona gli animali mentre si nasconde dietro un costume da clown di Halloween. La sua vittima più recente è il suo topo domestico. Un giorno, mentre Michael è impegnato nel suo strano comportamento, vediamo sua madre Deborah preparare del cibo per la famiglia. Viene rivelato che il suo ragazzo Ronnie è rumoroso, irascibile, alcolizzato e aggressivo con lei. Fa commenti maleducati sulla figlia adolescente di Deborah, Judith, e la figlia neonata Boo. La bambina inizia sempre a piangere non appena Ronnie alza la voce. Nel frattempo, Michael scende le scale indossando la sua maschera da clown e annuncia che il suo topo domestico è morto. Sua madre lo conforta e gli promette di comprarne uno nuovo, ma non chiede la causa della morte del roditore. In quel momento, Ronnie dice al ragazzo di togliersi la maschera da clown e quando Michael rifiuta le la strappa dalla faccia. Più tardi quel giorno a scuola, Michael incontra un bullo di nome Wesley Rhodes e il suo amico in bagno. I due lo tormentano facendo commenti sgradevoli sul fatto che sua madre sia una spogliarellista. Comprensibilmente, Michael si arrabbia e inizia a urlare «State zitti» mentre combatte i bulli da solo. La loro rissa alla fine finisce quando il preside entra in bagno e grida contro il gruppo. Tuttavia, un Michael arrabbiato maledice il preside, finendo in problemi più grandi e facendo finire in punizione tutti e tre i ragazzi. In men che non si dica Deborah arriva a scuola, ma invece di rimproverare il figlio urla al preside, definendolo un irresponsabile. Scosso, quest'ultimo le fa capire che Michael è un bambino speciale e fissa persino un appuntamento con il dottor Sam Loomis, uno psicologo infantile. Più tardi, durante l'incontro, il dottore mostra a Deborah le prove dell'abuso di animali da parte di Michael e la informa che suo figlio mostra segni di sociopatologia. Si scopre che il preside aveva trovato un gatto morto nella cartella di Michael, insieme a una raccolta di immagini che mostrano vari animali mutilati. Il dottor Loomis afferma che questi sono avvertimenti indicatori che Michael potrebbe diventare un assassino un giorno e che solo una mente disordinata potrebbe trarre piacere da atti così violenti. Nel frattempo, Michael scappa da scuola e si imbatte nel bullo Wesley nel bosco. Dal nulla, lo colpisce con un grosso ramo di un albero. Mentre Wesley cade a terra, Michael sfoga tutta la sua rabbia e lo colpisce più volte. Il povero Wesley, mentre soffre e piange, implora Michael di smetterla di fargli del male, ma il ragazzo mostruoso diventa solo più aggressivo e finisce per uccidere Wesley. Quella sera, Michael torna a casa e aspetta che sua sorella Judith lo porti a fare dolcetto o scherzetto. Sua madre urla a Judith di prendersi cura di suo fratello, mentre sta per andarsene per lavoro. Tuttavia, quest'ultima non ha intenzione di portare fuori Michael. Proprio mentre la loro mamma se ne va, il ragazzo di Judith, Steven, arriva e salgono di sopra per divertirsi un po'. Questo lascia Michael tutto solo e sconvolto, così esce da solo indossando la sua maschera. Dopo un po' ritorna a casa e trova il ragazzo di sua madre, Ronnie, che dorme su una sedia. Questa è l'occasione perfetta per il bambino diabolico per esigere la sua vendetta. In un momento di follia, lega l'uomo alla sedia con del nastro adesivo e lo finisce con un coltello da macellaio. Qualche tempo dopo, il fidanzato di Judith scende di sotto per fare un panino in cucina. Vedendolo, Michael prende una mazza di alluminio e lo colpisce alla nuca. Steve cade a terra contorcendosi, e Michael lo guarda per un momento prima di continuare a colpirlo finché non muore. La mossa seguente di Michael è salire le scale e scoprire sua sorella Judith che sonnecchia nella sua camera. Il ragazzino si toglie la maschera da clown e al suo posto indossa la grande maschera di Halloween di Steve. Allo stesso tempo, Judith si gira mentre lui fa scorrere la punta delle dita lungo la sua gamba. La ragazza si agita nel vedere Michael nella sua stanza e chiede di sapere cosa sta facendo, e quando lui non risponde lei lo schiaffeggia in testa. Pieno di rabbia, Michael accoltella sua sorella allo stomaco e la uccide. Quando alla fine sua madre torna dal lavoro, lo scopre seduto davanti al portico con la sua sorellina in braccio. La donna chiede freneticamente perché è sul portico a quell'orario, ma Michael rimane in silenzio, mentre si sentono le sirene della polizia in sottofondo. Il giorno seguente Michael viene condannato per omicidio di primo grado e imprigionato nell'ospedale psichiatrico sotto la cura del dottor Loomis. Nonostante i freddi omicidi, Michael finge di essere innocente, sostenendo di non ricordare nulla. Ogni settimana Deborah gli fa visita, ma Michael sembra peggiorare. Passano diversi mesi e lui continua a mentire ai dottori. Durante una sessione con il dottor Loomis, Michael gli mostra la nuova maschera che ha fatto per se stesso. Afferma di indossare questa maschera per coprire la sua bruttezza. Un giorno sua madre gli fa visita dopo tanto tempo e cerca di parlargli. Tuttavia, Michael è silenzioso e più isolato che mai.
La donna gli mostra una vecchia foto di lui e della sua sorellina nel tentativo di tirarlo su di morale e gli consiglia di appenderla nella sua stanza, ma il ragazzo cattivo continua a tacere. Dopo l'appuntamento, il dottor Loomis conduce Michael alle cure di un'infermiera, mentre Deborah esce dal sanatorio. Questa si rivela una cattiva idea, poiché quando i due sono soli, Michael diventa aggressivo e accoltella a morte l'infermiera con una forchetta. Dopo un po', Deborah e il dottore scoprono dell'incidente e rimangono senza parole. In particolare, Deborah è completamente sconvolta, ora che ha visto di cosa è veramente capace suo figlio. Più tardi, torna a casa e guarda i vecchi filmati di Michael di quando era solo un piccolo ragazzino innocente. Ricorda in lacrime i vecchi tempi e si chiede se è stata una cattiva madre. Alla fine commette l'impensabile, incapace di sopportare più il dolore. Il film passa quindi a 15 anni dopo. Michael è ora un uomo imponente, che è ancora rinchiuso nel sanatorio. Non ha detto una parola dal suo ultimo omicidio e passa la maggior parte del suo tempo a creare maschere. Anche il dottor Loomis ha rinunciato a curarlo e ha invece pubblicato un libro di successo in cui etichetta Michael come un male irredimibile. Una notte Michael è impegnato a fabbricare maschere, quando due bidelli arrivano nella sua cella e iniziano a imporsi su una detenuta. Michael non reagisce affatto e continua a fare il suo lavoro, ma una volta che i bidelli hanno finito, si alza, ne afferra uno e lo sbatte contro il tavolo. Michael poi va dall'altro e lo picchia più volte prima di sbattere la sua testa contro il muro. La commissione allerta la guardia Ismael, che si è preso cura di Michael sin da quando era un bambino. Subito dopo, Ismael arriva al blocco delle celle e scopre due distinti corpi insanguinati sparsi sul pavimento. Non appena vede Michael, si rende immediatamente conto di ciò che è accaduto. Prova a ricondurre il mostro nella sua cella, ma quest'ultimo lo punisce brutalmente e lo finisce con un televisore. Dopo il massacro Michael fugge dal manicomio, pronto a provocare altri disordini. Nella scena successiva, arriva a una fermata di un camion ed entra in una rissa con un autista. Sbatte più volte l'autista contro il muro e alla fine lo uccide. Michael ruba quindi la tuta del guidatore e butta via la sua. La mattina dopo, che è un giorno di Halloween, Michael torna alla casa della sua famiglia ad Haddonfield. Il luogo è rimasto abbandonato dalla morte di sua madre. Una volta lì, recupera il suo coltello da macellaio e la sua maschera preferita. Nel frattempo, ci viene presentata Lori Strode, una studentessa universitaria esemplare di Haddonfield. Un giorno suo padre, che è un agente immobiliare, le chiede di consegnare alcuni documenti alla precedente residenza di Myers, che è la casa di Michael. Si scopre che suo padre sta cercando di vendere la vecchia casa dei Myers, che la gente del posto crede essere infestata. Come richiesto, Lori lascia lì i documenti e se ne va, ma per sua sfortuna Michael la vede e si incuriosisce. La segue poi al college e la inizia a stalkerare. Qui veniamo a sapere che Lori è spesso sola e trascorre la maggior parte del suo tempo facendo da babysitter a un bambino di 10 anni del vicino. Dall'altra parte, le sue migliori amiche Linda e Annie sono più popolari e amate in tutta la scuola. Più tardi quella notte, Annie convince Lori a tenere d'occhio suo figlio James, in modo che lei e il suo ragazzo possano divertirsi un po'. Dall'altra parte, Linda si unisce al suo partner per una festa nell'ex residenza dei Myers. Michael, che si trova anche lui lì, nota la coppia e inizia a stalkerarli. Quando il fidanzato di Linda va a fare i propri bisogni, Michael lo attacca e lo uccide sul posto, per poi finire anche la ragazza. Dopo questo, Michael si fa strada a casa di Lori, dove uccide i suoi genitori non appena lei parte per il suo lavoro di babysitter. Il suo regno del terrore non si ferma qui, mentre si dirige verso la casa di Annie dove si sta divertendo con il suo ragazzo. Michael finisce brutalmente quest'ultimo e poi si impone sulla ragazza. Dopo poche ore, Lori arriva lì con James e scopre la scena traumatica. Annie sta tremando copiosamente in uno stato completamente svestito, mentre il corpo del suo ragazzo pende dal soffitto. All'improvviso, Michael appare nei locali e inizia ad attaccare Lori. Quest'ultima riesce in qualche modo a fuggire, ma presto l'uomo la segue e le tende un'imboscata. Nel frattempo, la fuga di Michael è stata segnalata al dottor Loomis. L'uomo si dirige freneticamente a Haddonfield e prega lo sceriffo locale di riconoscere che Michael Myers è tornato ed è pericoloso. Lo sceriffo chiama immediatamente Lori per chiederle dove si trovi, ma lei non risponde. Dopodiché, dopo aver indagato un po', finalmente scopre la verità. Si scopre che Lori è la sorella di Michael e che è stata adottata quando Deborah ha commesso l'impensabile. Il dottore si rende conto che Michael è a conoscenza di questa verità ed è per questo motivo che ha iniziato a stalkerarla. Temendo che lei possa essere la prossima vittima, il medico prende quindi la decisione definitiva di andare alla residenza dei Myers. Nel frattempo apprendiamo che Lori è ancora viva, ma è tenuta prigioniera.
Lo psicopatico lascia cadere il coltello e le porge una foto di loro due quando erano piccoli, ma Lori non sembra capire o ricordare nulla dato che era solo una bambina. Mentre lui non sta guardando, riesce a pugnalare Michael al collo e scappare nel cortile sul retro. Tuttavia, ciò influisce minimamente sul suo corpo voluminoso. Lori viene quindi inseguita dal fratello psicopatico, che alla fine la sorprende nella piscina vuota. Per fortuna, il dottore si presenta al momento giusto e implora Michael ripetutamente di fermarsi. Quando questo non funziona, spara allo psicopatico più volte alla schiena. Dopo questo, il dottore e Lori cercano di scappare, ma Michael si alza miracolosamente, rompe il parabrezza e la trascina fuori dall'auto. Sta per finirla, ma il dottore inizia a pregarlo di liberarla. Sorprendentemente, Michael si arrende e gli consegna Lori, ma il secondo successivo afferra il dottore e lo uccide brutalmente cavandogli gli occhi. Mentre tutto questo sta accadendo, Lori afferra la pistola vicina e fugge al piano di sopra. Lo psicopatico la segue, e alla fine la mette all'angolo su un balcone. La spinge poi attraverso il parapetto, ed entrambi finiscono per cadere dal terrazzo. Qualche tempo dopo, Lori si sveglia sopra un Michael privo di sensi. Il punta poi la pistola contro e spara contro di lui un colpo, ma lui si sveglia all'improvviso e le afferra il polso. Nonostante questo, Lori rimane imperterrita e gli spara molti altri colpi. Il film finisce quando Lori, che è ricoperta del sangue dello psicopatico, urla istericamente, mentre scopriamo che Michael Myers è finalmente morto. Iscriviti per nuovi video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione!